stato un caso complesso e che, oltre ad aver destato un forte allarme sociale, come ho detto in precedenza, ha anche creato proprio dei problemi di tecniche, di indagini, ha costretto anche gli investigatori, no, a trovare tutti, a percorrere tutta una serie di strade che magari non fanno parte, per fortuna, dell'ordinario, no, delle normali tecniche che si utilizzano, perché questo tipo di fatti non avviene così di frequente, e un po' perché laddove questi fatti capitano, spesso e volentieri, se sono fatti che hanno una natura di impeto passionale, spesso e volentieri il colpevole poi, proprio per una ragione umana, no, tende più facilmente a confessare il fatto o a tradirsi in qualche modo. Qui invece avevamo avuto, no, un caso in cui probabilmente il fatto non era stato organizzato, preparato, ancora il fatto che abbiamo detto che non ci fosse che il movente non sia ancora ben determinato, dà l'idea di qualcosa di passionale o di impeto, e tuttavia un po' per la personalità della stessa vittima, un po' perché probabilmente il responsabile si è attrezzato, no, per potersi sottrarre, almeno ha cercato di farlo nei primi momenti, è diventato più complicato seguirne le tracce, ricostruire il tutto, ripeto, poi questo complicato dal luogo in cui è avvenuto il fatto, dall'ora in cui è avvenuto, dalla presenza di autoveicoli, persone e quant'altro nella zona dove è avvenuto il fatto, per cui ecco, sicuramente la complessità è data da questo, perché tante strade sono state poi percorse e abbandonate, ma tutte sono state percorse, è questo che voglio dire. Adesso, oggi qui non abbiamo dato conto di tutto quanto, però è la videosorveglianza, è le targhe, è l'esame puntuale di tutta la scena del delitto, le conoscenze del Bessi, le sue relazioni pregresse, l'affiliazione anche a quell'organizzazione che poteva dare una coloritura anche magari più strana al tutto. Poi sono strade che in qualche modo non sono state mai trascurate, ma si sono dovute abbandonare per tante ragioni, insomma. Come ha detto il procuratore, nessuna strada è stata tralasciata, sono state effettuate indagini a tutto tondo, sia di carattere investigativo, quelle ordinarie, sia di carattere tecnico-scientifico, con il Moving Team che ha collaborato, a stretto contatto con gli investigatori della squadra mobile di Vercelli, con il gabinetto di polizia scientifica di Torino, arrivando a tratteggiare un quadro indiziario che poi ha portato al fermo di Giovanni Perini, convalidato dal GIP. Dottoressa, quando è che siete riusciti ad arrivare al Perini? Siamo riusciti ad arrivare al Perini a seguito di un'attività di indagine, devo dire che ha visto insieme una serie di attività sia di carattere tecnico, ma sia quelle ordinarie di escussione di tutto l'entourage del Perini. Quindi sono stati sentiti diversi cittadini, amici, parenti, genitori, tutti coloro che potevano consentirci di delineare lo stato nel quale il soggetto viveva, ma soprattutto ricostruire quella che è stata l'ultima mattina nella quale diverse persone l'hanno incontrato, anche perché la sua attività commerciale apriva ben presto la mattina, e quindi c'è stato un serrato lavoro proprio di riscontro e di incrocio di tutte le informazioni che abbiamo raccolto da tutti coloro che sono stati sentiti, circa 100 persone. Finalmente siamo riusciti a dare un volto a quello che noi pensiamo con quasi certezza che sia l'assassino di Antonello Bessi. L'indagine è stata complicatissima, perché ricostruire la vita relazionale di quest'uomo è stato molto difficile, in quanto persona schiva e riservata,
però grazie all'ausilio di attività tecniche, anche dell'aiuto del servizio centrale operativo, della polizia, del servizio polizia scientifica, siamo riusciti finalmente dopo quasi un mese a aggiungere al fermo l'indiziato di delitto di Perini Giovanni, che noi riteniamo essere l'assassino materiale, l'autore materiale dell'omicidio di Antonello Bessi. Siamo riusciti ad arrivare a lui grazie ad un'imbeccata confusa dei familiari della vittima, che ci hanno spinto ad indagare su di lui. Sono poi, diciamo, emerse fortissime e notevolissime incongruenze in merito alle sue dichiarazioni, quindi siamo riusciti a smentire il suo alibi. Siamo riusciti a localizzarlo nella zona del delitto, in orario compatibile con il delitto, attraverso le immagini di videosorveglianza. Abbiamo ottenuto dal figlio dell'uomo, è stato lui a dichiarare, diciamo, in sede di interrogatorio, che il padre gli aveva confessato di aver ucciso il Bessi pochi giorni dopo l'omicidio. Lui stesso inizialmente ha spontaneamente, diciamo, confessato l'omicidio, per poi successivamente ritrattare in sede di interrogatorio. Questo, unito agli elementi, diciamo, alle intercettazioni tecniche ambientali, ci ha portato al fermo. Il momento non lo conosciamo con certezza, ma sicuramente riteniamo sia di motivi economici, probabilmente un prestito o qualcosa di questo tipo.